No, se puoi modellare un attimo la Bibbia tascabile. È tascabile? Sì, sì, quella è. La Bibbia tascabile. Te la spotto molto. Te la spotto eccezionale. Ok. E leggiamo qualcosa. Leggiamo. Glielo do io. Salmo. No, se l'ascolto. 113, Salmo 113. Sì, è quello riprodotto vero? Sì. Fa pipì, cacca. Se vuoi ti do la mia. Cambio colore. 113. Salmo 113, che è un salmo bellissimo. È un salmo molto bello. E dice così. Dice alleluia e lodate o servi dell'Eterno, lodate il nome dell'Eterno, sia benedetto il nome dell'Eterno ora e sempre. Dal sorgere del sole fino al suo tramonto sia lodato il nome dell'Eterno. L'Eterno è eccelso su tutte le nazioni e la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile all'Eterno, il nostro Dio che abita nei luoghi altissimi, che si abbassa a guardare le cose che sono nei cieli e sulla terra? Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il bisognoso dalla spazzatura per farlo sedere con i principi del suo popolo. Egli fa abitare la donna sterile in famiglia, quale madre felice di figli. Grazie. Grazie. E finisce con alleluia. Il versetto 7 in maniera particolare è un versetto straordinario, è un verso che è ripreso in realtà dal libro di Samuele. Questa è una frase bellissima che disse la mamma di Samuele, quello che poi divenne il profeta. Era una donna sterile. Qualcuno pensa che questo salmo sia stato scritto da lei, qualcuno pensa, perché è proprio riportato in quello che è scritto in 1 Samuele al capitolo 2 al versetto 8, e lei usa queste parole in maniera particolare quando 1 Samuele 2:8, quando lei viene a sapere praticamente che è incinta, e poi quando c'è il parto lei esprime questo canto e questa lode bellissima. A quel tempo il fatto che non potessero avere figli era per loro una vergogna, era un segno di vergogna, non soltanto per loro, ma anche per tutti i familiari. E la cosa bella è che lei disse una cosa a Dio, disse: se tu mi darai un figlio, io lo dedicherò a te. Se tu mi darai un figlio, egli sarà tuo per sempre. E poi la storia la troviamo nel primo libro di Samuele, una storia bellissima, molto, molto toccante, molto commovente. Quando lei ebbe la gioia di avere di rimanere incinta e poi di avere un figlio, lei proprio a questo canto, la Bibbia dice che fu presa dallo Spirito e cominciò a esaltare Dio e a dichiarare queste parole. E il versetto 7 in maniera particolare è bellissimo, dice: egli rialza il misero dalla polvere e solleva il bisognoso dalla spazzatura. In prima Samuele 2 c'è scritto: egli solleva il bisognoso dal letame, addirittura dal letame. Ed è una cosa bellissima. Questa è una delle parole più belle che danno speranza a ogni persona, che danno speranza non solo è possibile a chi crede in Lui. Quindi qualunque sia la condizione, qualunque sia la situazione, Egli ama rialzare e Egli ama sollevare. E alcuni sembra che abbiano invece il ministero opposto. Alcuni piace abbassare, ad alcuni piace schiacciare, alcuni piace quando sei in difficoltà metterti in piedi in testa e dire muori in pace, e lo fanno magari con la benedizione, usando la benedizione per mandarti giù. Dio dice che Dio ha un solo mestiere, lasciatemi passare questo termine un po' bruttino, ma per comprendere, è nella sua natura quella di rialzare, è nella sua natura quella di sollevare.
è nella sua natura quello di fare del bene, è nella sua natura quello di venire incontro. Questo è quello che Gesù faceva, questo di cui parleremo stasera. Quando Gesù camminava in carne ed ossa in mezzo alle persone, era così facile credere in Dio. Ed era assurdo non crederci. Tutte le persone con le quali Gesù veniva in contatto, tutte, nessuna scusa, tutte avevano una facilità immensa nell'approcciare Dio, perché Gesù dava un'immagine di Dio totalmente diversa da quella che davano i religiosi di quel tempo. Era difficile non seguirlo, quasi impossibile. Del resto, quando Gesù camminava, pensateci un attimo, i malati venivano guariti, i morti risuscitavano, le persone che avevano problemi spirituali venivano liberate, dava da mangiare alle persone, predicava in maniera straordinaria. Non era assolutamente difficile seguirlo o andargli dietro. Cioè, per non andargli dietro dovevi vedere qualcosa che non andava, e chi vedeva qualcosa che non andava erano soltanto i religiosi di quel tempo, perché li metteva in difficoltà, li metteva in minoranza, perché andava a demolire la cultura religiosa di quel tempo. Non era difficile seguire Gesù. Quando Gesù era lì, tutti credevano. Come fai a non seguire qualcuno che quando stai con lui ti fa stare bene, sei tranquillo, mangi, dormi, non stai mai male, qualunque problema. L'unico problema chiaramente era la persecuzione a causa del Vangelo. E questo era l'unico motivo per il quale le persone magari decidevano di non seguire più Gesù in realtà. Un po' come è successo nel giardino del Getsemani. Ma quando Gesù era presente in carne ed ossa, lui rialzava sempre il misero dalla polvere e sollevava sempre il bisognoso dalla sua condizione temporanea e momentanea. Come si fa a non amare una persona così? Come si fa a non seguire una persona che ti promette determinate cose e te le fa vedere, te le realizza davanti ai tuoi occhi? Come si fa? E questo è bellissimo, questo sicuramente ci dà una grande spinta per lodarlo, una grande spinta per ringraziarlo, è un grande incoraggiamento anche di parlare di lui ad altri, non di religione, ma di parlare di Gesù, la parola di Dio, di parlare del figlio di Dio che ama le persone e che viene incontro ad ogni bisogno e ad ogni situazione. Veramente niente è impossibile. Amen. Veramente ogni cosa può cambiare, ogni cosa può essere trasformata, ogni cosa può essere messa sotto sopra. Perché? Perché il suo desiderio è il nostro bene. Lui non prende mai piacere, la Bibbia dice una cosa bellissima, lui non prende piacere neanche nella morte dell'empio, è scritto addirittura nell'Antico Testamento. Non prende piacere nella disgrazia dei suoi nemici, addirittura è scritto in uno dei profeti, se non sbaglio, o Sofonia o Naum, non mi ricordo, quando Dio parla di Israele, Dio gli dice non rallegrarti della disfatta dei tuoi nemici, non rallegrarti di questo, perché così quando tu ti stai rallegrando di loro, un giorno loro potranno rallegrarsi delle tue disfatte, delle tue disgrazie. Non rallegrarti della disfatta dei tuoi nemici, non c'è nessuna gioia e nessun piacere nel dolore delle altre persone, chiunque esse siano, no? Noi esseri umani, quando vediamo qualcuno che ci ha fatto del male, lo vediamo soffrire, godiamo, diciamoci la verità, in un modo o in un altro diciamo se l'è meritato, no? Fa parte di noi, fa parte della nostra vita, è inutile diciamo di no, fa parte di noi. Quando vediamo qualcuno che ci ha fatto del male e siamo arrabbiati con quella persona, se vediamo che sta male, non ci dispiaciamo, anzi c'è una sorta di rivalsa, il desiderio molto sottile di vendetta, dice non sono stato io, è stato qualcun altro, lavoro ben fatto, non se lo meritava. Però Gesù invece era esattamente l'opposto, perché? Perché ti chiedeva di amare i tuoi nemici. C'era un amico nostro che dice era molto meglio
era molto meglio stare sotto la legge, perché la legge diceva occhio per occhio, dente per dente. È più difficile la grazia, perché la grazia ti chiede di amare a chi ti fa del male, di perdonare, di benedire chi ti maledice, di fare del bene a chi ti fa del male, no? La legge ti dice no, qualcuno ha sbagliato, puniscilo, fai bene. La grazia ti dice qualcuno ha sbagliato, ricordati di quando sbagliavi tu. Qualcuno ha sbagliato, grazie per te, grazie anche per lui. Favore immeritato per te, favore immeritato per tutti. Allora è un padre meraviglioso che deve essere lodato, che deve essere adorato, non perché deve, ma è un fa parte del nostro cuore, non possiamo non farlo, non possiamo non ringraziarlo, non perché è un dovere, ma perché fa parte, perché è una cosa talmente spontanea, il ringraziamento che c'è nel nostro cuore, che ci spinge a ringraziarlo. Dai, alziamoci in piedi, lodiamo un pochettino. Esaltiamo un po', benediciamo con tutto il cuore. Lui è degno della nostra lode. Lui è degno ed è meraviglioso. Vedrà che grande.
cuore canta che sei grande. Oh,
sempre ti dà. Thank you.
gracias, gracias. Pioggia che scende, che lagna e guarisce il mio cuore. Gracias, gracias. Fiume che scorre, che lava e rinnova il mio amore. Che lava e rinnova il mio amore. Solo
io corro gridandoti che io non posso fare a meno di te. Ti adoro, io sento il tuo amore in me. Ti prego, stringimi ancora per sempre. Sempre sarai il mio primo amore. Oh, per sempre tu sarai, oh, per sempre tu resterai il mio primo amore. Tu l'amore mio, vita mia, solo tu sarai, sempre sarai al centro del mio cuore, il mio buon pastore. Tu sei il mio amore, per sempre. Grazie. Grazie, Spirito Santo.
ogni nome, pieno di amore, tu sei un padre che ti prendi cura di noi col tuo amore, ti prendi cura di
Rialzi, grazie, grazie perché tu sollevi e tu rialzi, ed è per questo che ti ringraziamo questa sera con tutto il cuore. Grazie per il tuo amore. Amen. Dio buono, Dio buono, Dio buono. Metti qua. Sì, io se dico forte voglio farlo solo da questa parola, non so se per qualcuno che si trova qui o per qualcuno che ti sta ascoltando, come che si vede davanti questa persona una montagna, quella montagna è il problema che c'è davanti a lui e a lei, però Dio le sta dicendo probabilmente perché la guardi come una montagna? Come io ti ho dato che non è più montagna ma è pianura davanti a te. Cammini e fai il primo passo e vedrai che tu quella montagna per te sarà pianura. Proprio sentivo questo. Nel cuore. Gloria a Dio. Grazie. Alleluia. Aprite la Bibbia. Quella tascabile dove? Matteo capitolo 9 dal versetto 35 in poi. Matteo, lo metti questo. Metti là. Dici? Aspetta, metto là. E che c'è Mary là ancora? Non mi fai spazio questo. Non lo sposto. No, no, Mary, senti. Ma ci sta anche Mary. In Matteo 9,35 è un argomento che abbiamo già trattato, però lo vorrei vedere sotto altri aspetti stasera. E meriterebbe veramente tanto approfondimento. Matteo 9,35 dice: Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: la messe è grande, veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Gesù, sappiamo, non si fermava mai. Questo ultimo viaggio che abbiamo fatto in Israele qualche settimana fa, ci siamo resi sempre più conto di quanti chilometri Gesù facesse a piedi, ed era instancabile veramente. Sono lui, e noi siamo andati dalla Galilea alla Giudea al deserto e ci siamo resi conto realmente di quanta passione, di quanta voglia, di quanto desiderio una persona debba avere per continuare a muoversi, per continuare a camminare senza mai fermarsi. Senza mezzi.
Gesù andava per tutte le città e per tutti i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E qua vediamo una cosa fondamentale che riguarda il suo ministero in maniera particolare. Dice: vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore. Gesù guardava le folle e Gesù non vedeva persone che dovevano pentirsi dei propri peccati. Gesù guardava le persone e le vedeva come pecore da pasturare. Non li vedeva come ingiusti penitenti degni della punizione di Dio. Gesù guardava le persone ed aveva compassione, non aveva rabbia. Gesù guardava le persone e non aveva giudizio. Gesù guardava le persone e non c'era nel suo cuore critica per come stavano vivendo, per le situazioni della loro vita, per quello che stavano passando. Gesù guardava le persone e non vedeva capre, non vedeva maiali, le vedeva come pecore senza pastore. Ora, da che mondo è il mondo? Una pecora non viene salvata dal pastore perché chiede aiuto. Il pastore che? La pecora viene salvata perché il pastore ama. Pastore. E ci tiene. Nessuna salvezza viene fatta perché c'è qualcuno, perché c'è una pecora che chiede aiuto. Beh, le pecore disperse non si rendono conto di essere disperse fin quando non si trovano sulla soglia del burro. Il versetto 37 la dice lunga su un aspetto molto importante. Gesù guarda i suoi discepoli e dice una cosa: la messe è veramente grande e coloro che si pentono sono veramente pochi. Ha detto questo Gesù? No. Operai. Per Gesù il problema non è mai stata la raccolta. Per Gesù il problema sono sempre stati gli operai. Persone che comprendessero quello che lui stava vivendo, quello che lui stava, il modo in cui lui vedeva le persone, il modo in cui lui voleva raggiungere le persone. Diceva: la messa è veramente grande, il gregge è enorme, ma mancano gli operai, mancano i pastori. E dice: pregate dunque il Signore della messe che spinga, non che salvi il gregge, non che faccia la raccolta, ma pregate il Signore della messe che spinga gli operai. Perché il problema non è la messa, il problema non è il gregge, sono gli operai. Vedete, da nessuna parte, ad esempio nella Bibbia, è scritto che bisogna pregare Dio per la salvezza delle persone. Da nessuna parte. È la Bibbia tascabile. Però guardate un attimo in Luca, capitolo 15. Voglio leggere insieme a voi questo capitolo. Perché Gesù non ha mai avuto problemi, in realtà, con quelli che venivano chiamati peccatori pubblicani. L'unico problema che Gesù ha avuto sempre era con i farisei. Con i religiosi di quel tempo. Cioè, non ha mai avuto con problemi, non ha mai avuto problemi con quelli che venivano chiamati i pubblicani, i peccatori, quelli che venivano considerati cani, quelli che venivano considerati maiali, quelli che venivano considerate capre, quelli che venivano considerate fuori dal piano di Dio, fuori dal progetto di Dio, estranei ai patti o fuori dal popolo, eccetera, eccetera. Gesù non ha mai avuto problemi con quelli. Gli unici problemi che Gesù ha avuto sono con le persone religiose che si sentivano giuste e che condannavano gli altri facendoli sentire, additandoli come ingiusti e come indegni. E guardate qua, perché qua è uno scenario abbastanza particolare. Dice: tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo.
E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E loro erano scandalizzati dal fatto che Gesù stesse con queste persone. No, non è possibile. Gesù non può contaminarsi. Certo. Gesù deve stare con la casta pura e santa, che sono i farisei, i detentori, quelli che hanno il monopolio della verità. Gesù invece lasciava i farisei e gli scribi, non perché li odiasse, ma perché erano loro che pensavano di non avere bisogno di lui. E Gesù stava con le persone che desiderava raggiungere. Gesù non stava con le persone che chiedevano aiuto. Gesù stava con le persone che lui riteneva avessero aiuto. Perché se una persona ti dice che non ha bisogno di essere aiutata, non la puoi aiutare. Esatto. Se una persona ti dice che è giusta, non hai motivo per cercare di portare al ravvedimento. Il malato non viene in aiuto dei sani, ma dei... Il dottore viene in aiuto non dei sani, ma dei malati. Ma quando Gesù parla e fa questo paragone parlando dei sani e dei malati, dei giusti e degli ingiusti, non sta dicendo che ci sono dei sani e ci sono dei malati. Gesù è venuto per un mondo malato. Tutti hanno bisogno di lui. Non c'è nessun giusto, neppure uno, senza il sangue di Gesù. Quindi quando noi leggiamo, è anche importante leggere il modo in cui Gesù si spiega, perché lui usa la terminologia di quel tempo. Versetto 3. Allora egli disse loro questa parabola. Ora, quando noi leggiamo, voi sapete come me è, che nel capitolo 15 di Luca non c'è una parabola. Ce ne sono tre. La parabola della pecora smarrita, la parabola della dramma perduta e la parabola del figlio prodigo. In realtà non è la parabola del figlio prodigo, noi l'abbiamo chiamata così. In realtà è la parabola dei due figli, è la parabola del padre con i due figli. Noi l'abbiamo chiamata figlio prodigo, in realtà non è così. È la parabola del padre con i due figli. Lo vogliamo leggere. Allora egli disse questa parabola. E voglio dirvi questo perché è importante, perché in realtà quelle che noi andiamo a leggere non sono tre parabole, ma è una parabola spiegata in tre modi diversi. È una stessa parabola spiegata e vista da tre posizioni diverse. Noi oggi abbiamo la visuale dell'Etna, abbiamo a memoria davanti a noi la visuale dell'Etna perché siamo dalla parte del porto, quindi dalla parte sud dell'Etna. I messinesi vengono dalla parte nord dell'Etna, no? Quelli che stanno nella zona di Giarre, Fiumefreddo, dalla parte est dell'Etna, quelli che da Adrano, Bronte e Randazzo, la parte ovest. La visuale è diversa. Il cane è sempre quello. È la visuale che è diversa. Ma sono visuali diverse di una stessa cosa. Ecco perché non si può mai tirare fuori un versetto e fargli dire qualcosa. Lo devi sempre vedere nel suo contesto. Allora egli disse loro questa parabola: quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova, se la mette sulle spalle tutto contento, è giunto a casa, convoca gli amici e vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Sta dicendo Gesù che ci sono 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento? Gesù non sta dicendo questo, Gesù sta utilizzando una similitudine. E voglio farvi vedere, perché le prime due espressioni di questa stessa parabola sono alquanto uguali. Dice il versetto 8: quale donna,
Se ha 10 dramme, ne perde una, non accende la lampada e non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova, e quando l'ha trovata chiama insieme le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta, allo stesso modo io vi dico, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si vede. Vedete, Gesù sta utilizzando un linguaggio particolare per spiegare qualcosa a questi farisei che lo stavano attaccando, che stavano mormorando contro di lui. Gli scribi e i farisei mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E Gesù si trova costretto a raccontare questa parabola, descritta in tre modi diversi. E parte subito con la parabola della pecora smarrita, ma è molto interessante le parole che usa. Attenzione: quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia forse le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? Gesù sta partendo da un presupposto, che il pastore ha 100 pecore. Qual è la questione? I farisei gli dicono: perché stai con loro? Che mangi e bevi con queste persone sporche che non sono degne della grazia di Dio? E Gesù sta dicendo: perché per me loro sono una pecora perduta. E il vero pastore lascia le 99 per andare dietro finché non la ritrova. Ma il concetto fondamentale è quello della possessione, lui ha una proprietà, la questione della proprietà. Io ho 100 pecore, ma ne ho persa una. Io ce le ho, sono mie, appartengono a me, ma io sono venuto per cercare quella perduta. Quale donna, se ha 10 dramme, cos'erano le dramme? Le dramme erano delle monete greche a quel tempo, che avevano lo stesso peso, lo stesso valore del denaro, moneta che si chiamavano denari di quel tempo, ed erano l'equivalente di una giornata di lavoro. Quindi parliamo di una cifra, ok? Oggi potrebbero essere dal più basso 20, 30, 40, fino a 100. 150 euro, insomma, ognuno la valuta per come può, in base alla propria. O quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, cosa fa? Non, guardate che bello, e cercate di immaginare, cercate di associare queste parole a quello che Gesù ha fatto. Quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova? Questo è quello che Gesù ha fatto. Gesù ha acceso la luce in casa, ha spazzato la casa finché non ci ha trovato. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. La luce è venuta in mezzo agli uomini e gli uomini non l'hanno ricevuta, ma Gesù, incurante del rigetto delle persone, è andato a morire sulla croce per l'umanità. Gesù ha detto: il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Andiamo più avanti, c'è la parabola del padre con i due figli. E disse ancora, versetto 11: un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. Pochi giorni dopo il più giovane raccolto ogni cosa, se andando in un paese lontano, e là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grande carestia, ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliele dava. Allora, rientrato in sé, disse:
quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece muoio di fame? Mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si lavò, andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Ora il suo figlio maggiore era nei campi, e come ritornava e giunse vicino casa, udì le musiche e le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò, e quello gli disse: è tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Udito ciò, egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre e disse: ecco, sono già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma si doveva fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. In questa espressione di questa unica parabola, Gesù descrive il padre e questi due figli, e questi due figli chiaramente rappresentano il figlio il prodigo, i pubblicani, i peccatori così chiamati, esatto. E il figlio maggiore, il fratello maggiore, gli scribi e i farisei, che giudicavano e condannavano. E cosa fa Gesù? Gesù descrive qualcosa di assurdo per la cultura di quel tempo, perché quando un figlio chiedeva in anticipo la propria eredità, secondo la cultura e le leggi in vigore in quel tempo, il padre doveva disconoscere il figlio definitivamente e non permettere mai più alcun tipo di contatto del figlio che se ne stava andando con la sua casa e con il resto della famiglia. Eppure Gesù descrive in questa meravigliosa storia l'amore di un padre che lascia aperta la porta. E questo è scioccante per i farisei, perché è una cosa che non esisteva nella loro cultura. Lui descrive un padre che lascia la porta aperta, non solo lascia la porta aperta, un padre che ogni sera guarda all'orizzonte se vede la figura e la forma del figlio all'orizzonte. Sappiamo la storia, il figlio ritorna a casa, si fa grande festa e Gesù mette a risalto la figura di questo fratello maggiore e sta parlando dei farisei. E che sta dicendo? Perché lo mette in relazione con la parabola, con la storia della pecora perduta e della dramma perduta? Perché nelle prime due storie Gesù rappresenta se stesso, parla di se stesso e dice: il pastore va alla ricerca delle pecore, non si ferma finché non la ritrova. La donna che ha perso la dramma accende la luce, spazza la casa e mette sottosopra la casa finché non ritrova la dramma perduta. E quando si ritrova la pecora, la dramma, c'è festa, si deve fare festa. Ma il fratello maggiore no. Lui addirittura si arrabbia con il padre per la sua grazia, si arrabbia con il padre per il suo amore incondizionato. Il figlio maggiore giudica il padre e gli dice: tu non puoi avere misericordia di questo tuo figlio che ha sperperato tutti i tuoi beni con le meretrici e ora torna a casa e pensa di riprendersi tutto. Tu non puoi trattarlo in questo modo. E Gesù parla del padre e parla di questo fratello maggiore e sta dicendo in realtà agli scribi e ai farisei: era vostro il compito, il vostro compito era quello di lasciare la casa e andare alla ricerca dei vostri fratelli. In questo Gesù è scioccante, perché Gesù sta dicendo ai farisei: questi sono i vostri fratelli,
questi sono i figli di uno stesso padre, che appartengono ad una stessa casa. Voi dovevate andare alla ricerca di queste pecore sperdute. Voi dovevate andare alla ricerca di queste dramme perdute. Voi dovevate andare alla ricerca di questo fratello minore sperduto. Non vi meravigliate se io mangio e bevo con i pubblicani e i peccatori, perché questo dovrebbe essere il vostro compito, è il vostro dovere, dare l'immagine di un padre meraviglioso che si prende cura dei figli, che ama, che perdona, che accoglie sempre, sempre, sempre e sempre. E qua vorrei andare un attimo alla conclusione, leggendo un attimo in Ezechiele 34. Perché abbiamo sempre letto alcuni di questi versetti di questo capitolo, che quando in un certo senso Dio è un po' arrabbiato con i pastori del gregge, no? E lì il bastona ampiamente. Ma l'altro giorno, studiando, ho visto una cosa interessante. A parte il fatto che studiare questi capitoli e questi versetti nel testo ebraico, con altre traduzioni, con la cultura di quel tempo, è un arricchimento immenso. Ci sono parole ed espressioni che ora vi faccio vedere, quanto sia difficile in un certo senso la lettura della Bibbia senza lo Spirito Santo. In che senso? Perché noi leggiamo, prendiamo le parole e traiamo delle conclusioni. Poi andiamo a studiare e ci rendiamo conto che certe parole potrebbero avere non solo un significato diverso, ma in alcuni casi potrebbero avere addirittura un significato opposto. Vi faccio vedere qualcosa così, per darvi un esempio. Capitolo 34 di Ezechiele, il versetto 10, dice così: così dice il Signore Eterno, ecco, io sono contro i pastori. Chiederò loro conto delle mie pecore, li farò smettere dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi, perché strapperò le mie pecore dalla loro bocca e non saranno più il loro pasto. Addirittura dà un'immagine molto drammatica, no? Di quella che era la condizione di quel tempo, ok? Che non è tanto diversa sicuramente dal nostro tempo, ma la nostra attenzione è sempre andata alla figura dei pastori, no? Quei disgraziati, quelli che fanno queste cose, quelli, eccetera, eccetera, e quindi seguiamo l'onda e ci arrabbiamo un pochettino, perché vediamo sti pastori qua nel capitolo, il danno che hanno fatto, il versetto 11. Poiché così dice il Signore Eterno, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. E come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Domanda: come si disperde una pecora? Come si disperde dal... si allontana. Si allontana. Ma qual è il motivo? È chiaro che qua, quando si parla di pecore, è riferito alle persone, no? Viene attratta da qualcosa. Viene attratta da qualcosa. Com'è possibile che una persona possa allontanarsi? Posso capire che una persona possa allontanarsi da una comunità, ok? Perché ci sono comunità dove, dalle quali è buono allontanarsi. La salvezza per alcune persone sarebbe allontanarsi. Però possiamo ridere e scherzare su questo. Ma come può accadere che una persona si può allontanare nel suo rapporto con Dio? Non sto parlando di identità, ok? Sto parlando di persone che cominciano a dire: Dio mi ha deluso, pensavo, eccetera, eccetera. Oppure persone che vedono cose che non vanno, ok? E quindi si scoraggiano. C'è un gregge che si disperde. Ora, una delle cose bellissime che io vedo qua al versetto 12, che è qualcosa che solo Dio può fare, dice: come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse. Come fa a trovarsi in mezzo a delle pecore disperse? Non è,
a livello è antilogistico, cioè in mezzo alle sue pecore di spesa, è impossibile. Significa in realtà che lui è sempre là alla ricerca e non si ferma. La pecora perduta, la pecora dispersa è letteralmente, come gli piace dire a me, sempre Dio ti dà la caccia, Dio non ti lascia, Dio ti perseguita, Dio è sempre là, Dio darà sempre degli input, delle cose, Dio userà qualunque cosa per riattirarti. Però ho visto una cosa al versetto 16: io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita e fortificherò la malata, ma distruggerò, attenzione qua, distruggerò la grassa e la forte. Ma mi stono un pochettino nel linguaggio, posso capirlo, nell'Antico Testamento dei linguaggi così molto forti, rudi, molto, ma non riesco a inserire questa parola all'interno della grazia. Perché Gesù è grazia, Gesù è altro. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Chi legge questo si sente già una pecora debole. Nel senso, io non sono quella grassa, non sono quella forte, quindi Dio distruggerà. Tutti tranne me, ci pensa lui, no? Tutti tranne me, perché noi ci tiriamo sempre fuori, è vero o no? Quando noi leggiamo qualcosa del genere, ci sentiamo noi una pecora grassa? No. Una pecora forte? No, io sono debole, no? Io sono magro, no? Io, no. Io non sono quello. Sono quello che si conta. Ok? E voglio farvi leggere qualcosa di molto interessante, che poi vi dirò nel testo ebraico cosa può significare questa parola distruggere. Continuiamo la lettura. Così le mie pecore devono mangiare ciò che... versetto 18. Mi pare piccola cosa il pascolare nel buon pascolo e poi pestare con i piedi ciò che rimane del vostro pascolo, o bere acque limpide e poi intorbidire con i piedi quel che resta. Qua Dio non è arrabbiato con i pastori, è arrabbiato con le pecore, ok? Quelle grasse e forti di cui si parlava prima. Così le mie pecore devono mangiare ciò che i vostri piedi hanno calpestato e devono bere ciò che i vostri piedi hanno intorbidito. Perciò così dice il Signore Eterno, e che io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra, poiché voi avete spinto con il fianco e con la spalla e avete dato cornate a tutte le pecore deboli fino a disperderle in giro. Fino a disperderle in giro. Io salverò le mie pecore e non diventeranno più preda, e giudicherò fra pecore e pecore. Stabilirò su di esse un solo pastore che le pascolerà, il mio servo Davide, egli le pascolerà e sarà il loro pastore. Io non avevo mai notato una cosa del genere, che la dispersione delle pecore può essere anche a causa delle pecore. Sì. All'interno di un greggio. Allora, quando noi pensiamo questo, pensiamo sempre agli altri. Giusto. Dai, è vero o no? Sì, sì. Noi non ci sentiamo così. Noi non siamo così. Noi non ci sentiamo pecore che danno cornate o che spingono le spallate. Noi non ci sentiamo così. Ed è sempre qua il problema. Pensiamo sempre che siano gli altri ad avere torto e noi sempre quelli ad avere ragione. Pensiamo che siano sempre gli altri a fare le cose che non vanno e non noi. Cosa dice Paolo quando si parla della cena del Signore? Ora ognuno esamini se stesso. Perché qui ci sta dicendo qualcosa di molto interessante, ci dice che noi che ci sentiamo giusti, possiamo essere causa di dispersione. Ok? Lo sto facendo un po' più grave perché vorrei che entrassimo di guardare la nostra vita veramente con umiltà e con un senso autocritico. Ognuno di noi, nessuno escluso, questo parla e si parla del gregge del Signore. Il gregge del Signore non è la Chiesa, il gregge del Signore è il mondo intero.
Tutti siamo il gregge del suo pascolo. Sono pecore nell'ovile e pecore disperse. Sono figli che sono già a casa e figli dispersi. Ok? Ora, qua il versetto, guardate che interessante questa, il versetto 17. Quanto a voi, o pecore mie, così dice il Signore Eterno, ecco io giudicherò tra pecore e pecore, dov'era quella che dicevo? Versetto 16. Cercherò la perduta, condurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Nel testo ebraico, sono andato a studiare, e può essere tradotto anche in questo modo. Io le proteggerò la pecora grassa per non essere più sfruttata. Perché anticamente, anche nel mondo animale succede una cosa del genere, se il pastore dava più spazio alle pecore grasse e dava loro più possibilità di mangiare e di essere curate, le pecore grasse prendevano forza e davano cornate alle pecore più magre che invece avevano bisogno di mangiare o che avevano bisogno di bere. Ed è bellissimo perché nel testo ebraico, qui dice al versetto, quando dice al versetto 21, dice voi date cornate, spingete le pecore deboli fino a dispenderle in giro, dice io salverò le mie pecore. E nel testo ebraico dice io salverò affinché le pecore deboli abbiano il loro spazio, affinché ogni mia pecora abbia il suo spazio e non debba più dare né cornate né debba più subire spinto. Ognuno avrà il proprio spazio. Gesù guarda le persone, Gesù guarda le folle e ha compassione. Perché? Perché quelle folle, quei pubblicani, quei peccatori erano presi a cornate ed erano spinti dai farisei e dagli scribi. Le pecore grasse, le pecore più forti, volevano prendere lo spazio di chiunque. E quando tu giudichi qualcuno, e quando lo ritieni inferiore, quando lo ritieni peggiore, cosa stai facendo? Gli stai dando una spinta, gli stai dando una cornata, gli stai dicendo io sono meglio di te, io sono migliore di te. Ecco perché le persone pendevano dalle labbra di Gesù. Ecco perché i peccatori e i pubblicani amavano stare con lui, perché finalmente c'era qualcuno che gli stava parlando di Dio come padre e non li faceva sentire giudicati, non li faceva sentire condannati, non li faceva sentire lontani, ma li faceva sentire sempre accolti e vicini e perfettamente amati. Ed ecco perché Gesù si gira verso i discepoli e dice il problema non è la raccolta, il problema sono le persone che non sanno raccogliere. Vi ricordate quando in Luca 9 Gesù doveva ritornare a Gerusalemme e mandò due a cercare un appartamento, un posto per passare la notte in Samaria, e quelli di Samaria non vollero accogliere Gesù? I due discepoli tornarono nel gruppo e dissero non ci hanno voluto accogliere perché stiamo rivolti verso Gerusalemme. E Giovanni e Giacomo disse Signore, vuoi che facciamo come fece Elia, che facciamo scendere del fuoco dal cielo e li distruggiamo tutti? E Gesù cosa ha detto? Dice la Bibbia, per la prima volta, è scritto la prima volta lì, si gira verso di loro e li sgrida. Non gli dice, sì, è giusto, vero, non ci hanno accolti, quindi saranno distrutti, eliminati. No, Gesù ha detto, voi non sapete di che spirito siete. Perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Io sono qui per cercare, per salvare ogni pecora sperduta. Io sono qui perché ogni persona ritorni a casa. Posso concludere con Giovanni 11. È uno dei versetti
versetti che ha cambiato la mia vita nel 2015. Lazzaro era appena risuscitato e nel mondo religioso stava succedendo un manicomio, perché i farisei videro che Gesù stava aumentando la sua fama, okay. E questo creava dei problemi a livello politico pure. Versetto 46, Giovanni 11:46. Alcuni di loro andarono dai farisei a riferire loro quanto Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. Se lo lasciamo andare avanti così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani, distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote, quindi l'autorità più importante nel mondo ecclesiastico, nel mondo religioso, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora, egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. Pensate un attimo, chi è che sta profetizzando? Questo può sconvolgere la tua dottrina e la tua teologia, ma Dio fa profetizzare persone che ti vogliono uccidere. Semplicemente perché Caiafa era il sommo sacerdote, gli era dato di profetizzare. Pensate un attimo. Cercate di elaborare questo. Non so chi profetizza, noi non sono quelli, alleluia. Pure per... Dio fa profetizzare anche gli asini, se è per la sua causa. Ma il versetto dopo quello è importante. Leggiamo di nuovo il verso 51. Ora egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, cioè Israele, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio. Per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Come capita, come accade la dispersione? Dopo 31 anni posso dire una cosa? Non ho mai visto nessuno disperdersi perché ha visto qualcun altro sbagliare o cadere. Io vedo Rosario che cade, quindi vedo la sua debolezza, allora mi scoraggio e mi disperdo. No? Non ho mai visto nessuno. Pensate un attimo, abbiamo qua persone che siamo da parecchi anni. Considerate la causa vera della dispersione. La Bibbia ci dice che viene a causa dell'orgoglio, da come vengono trattate le persone, dalla mancanza d'amore, dalla mancanza di comprensione, dalla mancanza di perdono. Le persone non si disperdono perché vedono la debolezza negli altri. Le persone si disperdono perché vedono la eccessiva forza negli altri. I miracoli e le guarigioni sono un grandissimo campanello di una grande attrazione. Ma le persone rimangono non per i miracoli, ma per l'amore. Le persone vanno via e si disperdono non perché finiscono i miracoli, ma quando finisce l'amore nei rapporti. Ecco perché noi dobbiamo vivere in un modo o in un altro, sforzarci nel cercare di creare sempre. Nessuno di noi è perfetto, tutti sbagliamo, nel cercare di costruire sempre, continuamente, un ambiente dove le persone possano sentirsi amate. Mm.
accolte, capite, perdonate, dove possono sentirsi al centro dell'attenzione del cuore di Dio, non tanto delle persone, perché noi siamo volubili e quindi giustamente abbiamo delle difficoltà. Ma quando Gesù guarda il tuo vicino di casa, pensa un attimo alla persona più antipatica che esiste nella tua vita. Pensa un attimo, non neanche 10 secondi per pensarci. La persona in questo momento magari tu vorresti in questo momento azzerare. C'è sicuramente, no? Una persona con la quale tu hai avuto dei problemi, eccetera, eccetera. Gesù guarda verso quella persona e ha compassione. Gesù guarda verso quella persona e la ama. Gesù guarda verso quella persona e dice: ma chi è fittuso, scontroso, antipatico, cattivo, malvagio, tutto. Gesù guarda verso quella persona e dice: la amo a tal punto ad aver dato la mia vita per quella persona. E il problema non è la raccolta. Il problema non sono i samaritani. Il problema sono persone come Giacomo e Giovanni. Eh? I discepoli volevano fare una frittura mista dei samaritani. Gesù con la donna samaritana in Giovanni 4 ha dimostrato che una città intera è venuta a lui chiedendogli di rimanere addirittura. Quindi qual era il problema? I samaritani? O i discepoli? Che ne dite voi? I discepoli. Ecco perché, e con questo chiudo, il nostro rapporto nei confronti degli altri deve essere un rapporto, non è facile, ma deve essere un rapporto, dobbiamo entrare nel cuore di Gesù. Quando Gesù disse la messa è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Gesù non stava parlando di forza lavoro, di quantità di persone. Gli operai sono quelli che lavorano come Gesù lavora. Amen. Stessa compassione, stessa misericordia, stesso approccio, stesso modo di considerare le persone all'interno di un gruppo, fuori dal gruppo, non ha importanza. Ma questo è quello che fa la differenza. Per Gesù siamo tutti uguali. Lui non ama di più quella che viene definita chiesa e di meno quelli che non stanno in chiesa. Perché per lui guarda il gregge. E il suo gregge non è la chiesa. Se il gregge fa parte delle pecore che seguono il pastore, niente di falso. Il gregge fa parte di tutte quelle pecore che la sera sono in ovile, ma che la sera anche non si sono ritirate perché si sono dispersi. Quindi Gesù guarda verso tutti con amore. Dio ha tanto amato il mondo, non la chiesa, il mondo. Dio ha tanto amato il mondo. Il mondo. Il mondo. Pure quello che tu non dici, ma chi so, come si fa ad amare? Come fai ad amare quello? Dio l'ha amato. E se lui l'ha amato, dobbiamo assolutamente cercare di gestire questo sentimento. Siamo onesti stasera? Dobbiamo essere onesti? Abbiamo bisogno di lavorarci tutti quanti su questo. C'è nel lavoro. Quante volte, a volte con il nostro atteggiamento, non sto parlando dei nostri errori, non sono i nostri errori il problema. Il problema è il nostro atteggiamento. Non sono gli... Io quando vedo qualcuno che sta su un piedistallo e cade, dico, anche lui è un essere umano, anche lui è un essere umano, anche lui ha delle debolezze, anche lui sanguina, anche lui suda, anche lui ha fame, anche lui soffre, anche lui mangia, anche lui va in bagno, anche lui piange, anche lui ride. Ma il nostro atteggiamento, le cornate, gli spintoni,
che a volte creano la dispersione all'interno del gregge. No, oh, i pastori, non sussurri i pastori, magari i pecore. Ed ecco perché è importante fare un'analisi, un'autocritica. Ognuno esamini se stesso. E questa settimana che ci sta davanti, mettiamoci davanti a Dio e chiediamo allo Spirito Santo di lavorare il nostro carattere. Se abbiamo spinto qualcuno, andiamo, chiediamo perdono. Abbiamo incornato qualcuno per mille motivi, andiamo, chiediamo scusa e recuperiamo, guadagniamo le persone. Amen. Alleluia. Amen. Parlando di orgoglio, cose, parlando di orgoglio, a volte è così. Come io, da quando è successo una situazione che sono stato solo, tu sai la situazione. E mia figlia mi fa, ma stasera siamo qua, ci vuoi venire? No. Non mi devi impegnare, mi deve impegnare lui. Ma tante volte queste cose. Pure ieri sera c'è tu. Gloria a Dio. Bravo. Ieri sera ci sono. Sì, questa qua è la mia cosa. Sì, gloria a Dio. Ma no, perché ha vinto la Juventus. Ci alziamoci. Alzati e qui. Oh, ce l'ho fatta. Gloria a Dio. Grazie con tutto il cuore, Padre, grazie per questa sera, grazie per quello che tu ci dai, grazie per come lavori le nostre vite, lavori dentro di noi, grazie per come tu operi nella nostra vita, grazie per come tu ci porti avanti e ci spingi ad andare avanti, grazie, Padre, per come ci spingi nel campo della raccolta. Ti ringraziamo con tutto il cuore per questo. Padre, vogliamo pregarti anche per questa nostra sorella che è qui per la prima volta, padre, vogliamo reclamare la tua benedizione sopra la sua vita, sopra la sua casa, sopra la sua famiglia, Padre, sopra ogni cosa che la coinvolge, che è legata a lei, Padre, noi dichiariamo la tua benedizione. Grazie perché il nemico non ha alcun potere, grazie per come la tua mano la custodisce, la protegge e la porta avanti. E per questo vogliamo darti tutta la lode e tutto il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Voglio darvi anche una bella notizia. Vi ricordate qualche settimana fa abbiamo pregato per una... abbiamo pregato per una ragazza che doveva essere operata, che aveva trovato... Grazie a Dio ha subito l'intervento, ma la cosa è andata molto meglio, nel senso voleva venire domenica scorsa a testimoniare, solo che poi domenica scorsa c'è stato il problema che lei non stava bene, quindi non abbiamo avuto la riunione, ma ci teneva lei a farvi sapere che il medico, quando l'ha operata e ha visto la situazione, ha detto: oh, Dio ha fatto un miracolo nella sua vita, perché non abbiamo trovato quello che pensavamo di trovare. Quindi grazie a Dio, Dio ha fatto un intervento nella sua vita, e quindi voleva ringraziare Dio, ci teneva anche a testimoniare qua, a ringraziare ognuno di noi per la preghiera, anche i nostri fratelli a casa che hanno pregato. Quindi è giusto far sapere le buone notizie. Vi ricordo che domenica prossima saremo a Novara, quindi non saremo qua, e quindi salutiamo, che non viene, diciamo. In diretta. Una buona serata a tutti quanti.